posso giocare? Vai con Riff. Aspetta un attimo, c'è il cabaret adesso. Mamma mia, ecco. Guardi, ma quale cabaret? Chiamami che ti faccio sciavare. Guardi, guardi, mi chiami, guardi. Ma che casino, ragazzi. E uno vuole vai con Riff, e uno vuole giocare, e uno, che uno mi dice che se non vedo Smallville sono un cretino. Ma ragazzi, ma che quando mai? Ma che sì, mi hanno dato del boomer, di quello fuori dal, sei fuori dal mondo. Boomerissimo, certo. Però sono boomer anch'io, ragazzi, ci mancherebbe. Mamma mia, ragazzi, cioè è diventato un problema faticoso, ve lo dico, ma vi voglio bene lo stesso, anzi voglio continuare a faticare con voi. Cinque battute molto belle, una peggio dell'altra, con Robertina Lanfranchi, che speriamo rida, speriamo soprattutto ridiate voi, fermatevi con la macchina. No, un attimo, non ho capito il gioco. Molto belle. Non ho capito il gioco. Non ho, hai detto molto belle, una peggio dell'altra. Sì, molto belle, una peggio dell'altra, nel senso che fanno ridere, fanno scompisciare. Ah, in quel senso lì. Va bene. So, sono veloci, quindi tu vanno capite al volo. Va bene. Cominciamo ora di, siamo in classe. Perfetto. Ora di religione greco-romana. Buongiorno. Mi dica chi era la madre di Apollo. A gallina. Apollo. È nuova questa, eh? L'ha mai sentita? Ha ragione, una peggio dell'altra. Esatto, cominciamo. Andiamo invece in un negozio Lacoste. Scusate, questa deve essere brandizzata. C'è un negozio Lacoste. Buongiorno, è venuto per vedere qualcosa? No, per vedere il coccodrillo come fa. Dimmelo subito se sono tutte così. Sono perché... tutte così, tutte veloci, pim pum come pam. Sono tutte così? Certo, stavolta manco sui social ci mettono. Buongiorno. Aspetta, siamo a scuola, adesso siamo finire. Lingue straniere. Buongiorno. Buongiorno. Livello di conoscenza della lingua spagnola? Ah, io altissimo, signora, altissimo. Allora mi dica un proverbio in spagnolo. Hola va, hola spacca. Questa hola. Carina? Questa carina, dai, ci stava, ragazzi, ci sta. Ragazzi, io fatico perché poi sono finite le battute della storia. Ho capito, Apollo a gallina, ragazzi, cioè... Io ci passo la notte sui social a trovarle. Apollo a gallina, la notte. Sì. Allora, adesso questi sono, adesso siamo una mamma che sono io e un figlio che è lei. Allora, tu sei figlio è piccolo, è piccolo? Il figlio è molto piccolo, cioè, ha 5-6 anni. Sì, 6-7 anni e io sono la mamma. 5-6 anni o 6-7? Vabbè. Vabbè, quelli. Mamma! Sì. Dimmi la verità, sì. Ma tu volevi un bambino o una bambina? Ma guarda tesoro, io veramente volevo solo allacciarmi le scarpe. È finito? Cioè, mamma, la bruttezza. Ma come la bruttezza? Non la posso spiegare. Sai che non la devi spiegare. Però non si è capita? No, si è capita. Quindi non ci sta, non pensava, diciamo, che poi... tutto il resto noia. Niente ragazzi, allora, oggi è terribile così, e adesso adesso ci sono tre ragazze, immaginate, tre belle ragazze. Veramente, che succede? Ma è orrenda. Ma sei registrata oggi? Come registrata? 17:32 in questo istante. Ma hai riso mentre io stavo sulla prossima. Sì, ho capito, perché poi ci ripenso. Mi dispiace per te che sei andato a cercarla. Allora, dai, andiamo. L'ho chiesto pure a Giulio se la potevo fare, ma ha detto di sì. Per carità. Ha detto anzi che sono stato un signore a fare io la parte della mamma e non tu. Meglio così. Tre ragazze, l'ultima. Tre ragazze arrivano a un party e quindi le stanno presentando, gli altri le presentano. Lei è Valentina, ma si fa chiamare Vale. Perfetto. E lei è Caterina, ma si fa chiamare Kate. Lei invece è Penelope, non le piacciono i soprannomi. Questa mi è piaciuta, che speriamo cancelli quella della lanciare scarpe. Perché non ti è piaciuta? Benson Boone. Una volta c'era il sapone, ti ricordi? Io riporto. Selezioniamo.